delle belle occasioni per me per rivederlo, ma non, insomma, la cosa partita è stato considerato un film complicato. Cioè, quando l'ho finito e l'ho presentato alla settimana della critica, non ci credevano tanto gli distributori. Perché è un film che, insomma, per chi è del mondo del cinema non lo sa, per gli altri provo a spiegarlo io, che certe volte la distribuzione, diciamo, anticipa il suo interesse per un film e collabora quasi un po' alla produzione. Certe volte invece un film si finisce, poi si cerca il distributore, cioè, come dire, chi ti porterà nelle sale, e non è detto che le distribuzioni siano interessate. Per cui poi, per fortuna, Istituto Luce l'ha distribuito, ma è uscito in 18 copie, facendo poi. Allora sembrava quasi, ora non voglio parlare male del film, però sembrando quasi un insuccesso, ma con 18 copie incassò in 2 settimane tipo 180.000 euro, che adesso è una cifra, diciamo, insomma, che non è male in 18 copie, no? Eppure invece rimase come un film appunto complesso. Per me no, cioè io ci vedo anche dell'umorismo, tra l'altro. Certo, è un film che, come dire, insomma, non è la colazione data a letto, imboccando il pubblico, ma ha bisogno di qualcuno, di uno spettatore attivo che abbia voglia di seguire questa storia. Ecco. Quindi, insomma, c'è stata quella cosa lì che quindi ha determinato un piccolo ritardo nell'interesse di qualcuno perché io facessi un secondo film. E quando poi finalmente l'avevo individuato, e qua, diciamo, è l'altra parte di dolore, stava per partire un secondo film 6-7 anni fa. Il protagonista doveva essere Luigi Maria Burruano, che, insomma, avete visto tutti nella parte dell'avvocato, che tutti conoscete come il grandissimo attore, veramente geniale, carismatico che è stato, che era mio zio nella vita, il fratello di mia madre che è mia madre, diciamo, la vera, e che prende sempre il più grande applauso. Perché è un'attrice bravissima. È un'attrice bravissima, no, infatti. Volevo dire, ora per fare un passo in avanti, mia madre appunto è insegnante, è stata insegnante di diritto ed economia negli istituti tecnici, commerciali, professionali, quindi una vita spesa veramente per la scuola, cioè mi ricordo quando eravamo piccoli, noi siamo 5 figli, lei prendeva la corriera la mattina alle 6:30, alle 7 per andare fuori Palermo a insegnare a Bagheria, credo anche a Cefalù addirittura. Aveva la macchina, quindi tornava poi tardi, una vita veramente spesa per i suoi allievi che a distanza di tempo continuano a chiamarla, hanno continuato, insomma, a chiamarla, e quindi una donna che ha molto amato l'insegnamento. Ci ho messo tanto a convincerla, non voleva farlo, questo magari non so se ne parleremo dopo, comunque è stato veramente molto molto difficile, ma io pensavo che doveva essere lei, pensavo che dovesse essere lei. L'avevo scritta la sceneggiatura pensando che fosse lei, volevo che fosse questa voce di madre vera, l'unica che gli sta accanto, no? Questo povero disgraziato che patisce di tutti i colori. Allora, insomma, poi l'ho convinta, abbiamo fatto le prove, eccetera, eccetera, e ha avuto questo successo. Mi sembra di capire che qua voi lo avete constatato, che è stata molto brava. Allora un giorno, a distanza di, a parte che lei quando è venuta a Venezia ha detto che io l'avevo praticamente torturata per fare questo film, che, cioè, ha parlato malissimo di me, nel senso, dice no, no, bravo, bravo, però veramente, cioè, sempre fai così, fai così, insomma, l'aveva partita. Un giorno in cucina ho detto, senti Gigi, devo dirti che mi è piaciuto molto fare questo film, entrare nel tuo mondo di attore, però ti devo dire un dispiacere. Tu sai quanto io ho amato la scuola sempre, cioè per me i miei allievi, la mia scuola, eccetera, però se vado su Google e cerco Aida Burruano c'è scritto attrice, attrice di un solo film, tutto il mio passato, niente, dimenticato per quest'unico film, non ne farò altri, e quindi lei ormai la sua vita era distrutta per colpa del cinema, diciamo. No, purtroppo gli insegnanti non compaiono no, non sui sono i motori di ricerca. Invece dovrebbe essere quello, insegnante, docente. Queste sono le parole importanti. Sono d'accordo con te.